Nell'ottava giornata del girone C si sfidano Latina e Monopoli allo stadio Domenico Francioni. Il Latina che cerca una vittoria per agguantare il secondo posto, il Monopoli ancora caccia del primo successo stagionale. La prima occasione per i padroni di casa con Crecco che riceve sulla sinistra e va al tiro, pallone che esce a lato rispetto alla porta difesa da Perina. Poi al 23esimo Di Livio scappa via sulla destra, il cross dentro per la zuccata di Mastroianni che trova il vantaggio per il Latina. Assist di Di Livio e secondo gol consecutivo, il terzo in campionato per il centravanti del Latina che sblocca la partita, rompe l'equilibrio contro il Monopoli. Al 29esimo, grande giocata di Del Sole che passa in mezzo a due e poi libera il mancino a giro sul palo lontano, raddoppio per il Latina con il gioiello di Ferdinando Del Sole, secondo gol in campionato per il giocatore in prestito dalla Juve. Al 35esimo arriva il tris del Latina, punizione magistrale di Cittadino che scavalca la barriera e batte Perina. Al 35esimo il Latina chiude virtualmente la partita con il gol di Cittadino. Nel secondo tempo il Monopoli cerca di accorciare le distanze, trova il 3-1 al 75esimo con Fornasier, ma è tutto inutile. L'assistente alza la bandierina, c'era fuori gioco sugli sviluppi di calcio d'angolo. E allora il Latina ha l'opportunità di trovare il 4-0, ma Perina risponde sul tiro di Fabrizi. Il pallone finisce in calcio d'angolo. Il lancio in profondità di Biagi per lo scatto di Yallow che rientra sul destro e va al tiro. Pallone che finisce largo. Il tentativo dell'altro ne è entrato in attacco, poi nel finale si sveglia il Monopoli. Cala un po' di attenzione il Latina. Ercolano tocca in area di rigore Peschetola. L'arbitro concede il rigore al Monopoli. Starita dal dischetto, non sbaglia, spiazza Cardinali. Il Monopoli trova il gol del 3-1 e rende il finale di partita più vivo. Nel recupero il lancio di Fornasier trova ancora Starita che si inventa la doppietta personale trovando il 3-2 e preoccupando un po' il Latina per i secondi finali di partita. È il quinto gol stagionale per il numero 7 del Monopoli. Comunque è troppo tardi, arriva il triplice fischio con il brivido finale. Il Latina batte 3-2 il Monopoli e aggancia al secondo posto Foggia e Benevento.